Nel 24esimo turno del campionato di eccellenza si sfidano la Di Benedetto Trinitapoli e il team Mortanova a caccia di punti per la salvezza. Direzione di gara affidata al signor Bonavita della sezione arbitrale di Foggia, assistenti De Candia e Bono della sezione arbitrale di Bari. Con le immagini andiamo alla sintesi della gara, il calcio d'avvio per la formazione ospite. La prima occasione della partita dopo 3 minuti è per Mbaye che calcia sull'esterno della rete. All'undicesimo minuto ci prova Bentos a concludere in porta, facile la risposta di Matera. Poi ancora Ortanova con l'opportunità dopo 2 minuti per De Sousa Ferreira che calcia sull'esterno, poi ancora Ortanova con Lombardi 1 minuto più tardi dalla distanza, ancora facile Matera. 15esimo minuto, Mbaye prova a fare tutto da solo, calcia, trova la respinta di Lo Sapio che allontana il pericolo. Al 16esimo è Cuidadamo qui con questo slalom a mettere questo pallone in mezzo, poi libera la retroguardia dell'Ortanova. Ci prova ancora la formazione di mister Scaringella con la conclusione di Barrasso alto, poi ancora il Trinitapoli con Cuidadamo, conclusione deviata dallo Sapio. Arriva il calcio di rigore al 28esimo minuto, la trattenuta evidente di Didedda su Cuidadamo. Non ha dubbi il direttore di gara che assegna il penalty. Dagli 11 metri si presenta Dispoto che porta in vantaggio la formazione di mister Scaringella. Lo Sapio per poco non ci arriva, non riesce a trovare la deviazione ed è il vantaggio per la formazione in maglia blu. Poi ancora Ortanova che prova a replicare con un fuorigioco chiamato dall'assistente, proteste di Agnelli che viene espulso, poi la punizione di Cormio è alta sulla traversa. Arriva al 45esimo minuto questa opportunità per il Trinitapoli e c'è l'incertezza di Lo Sapio con la palla non trattenuta e più lesto di tutti Barrasso a portare il Trinitapoli sul 2-0 allo scadere del primo tempo. Termina così la prima frazione di gioco. La ripresa si apre con l'Ortanova in avanti con questa conclusione di Didedda debole sul fondo. Ci prova ancora la formazione ospite con la rete del 3-0 siglata da Stefanini che fa fette la difesa dell'Ortanova. Davvero tante incertezze questo oggi per la formazione di mister Agnelli e qui rivediamo il gol del numero 10 che in caduta beffa Lo Sapio. Ci prova dalla distanza anche Ventura, palla alta sulla traversa e ancora l'Ortanova a provarci con Didedda, il pallone che tocca la parte alta della traversa e termina sul fondo. Poi l'esordio per Davide Gidio, attaccante della Juniores che ha concluso il campionato con 21 reti. Ortanova che ci prova ancora con la macchia, palla sul fondo, poi è ancora la formazione ospite con questa conclusione di Stefanini alta sulla traversa. Ci prova anche Gégé appena entrato, la deviazione di Lo Sapio, poi arriva ancora un'opportunità per la formazione ospite che trova il gol del 4-0 con Olibardi allo scadere. Il gol dell'attaccante del Trinitapoli finisce così la partita con la vittoria del Trinitapoli che ritrova i 3 punti e che nel prossimo turno affronterà il San Severo. E notte fonda invece per l'Ortanova che sprofonda in zona playout e che domenica prossima farà visita alla Barletta che festeggia la vittoria del girone che si prepara alla finale per andare in Serie D.